Siamo a fine novembre e ancora non abbiamo fatto il calendario dell'avvento? Rimediamo subito! Questa è arte per te, arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Siamo a fine novembre, forse anche il primo dicembre, non lo so, e ancora non abbiamo messo mano al nostro calendario dell'avvento. Cattiva Ombretta, cattiva! Rimediamo subito e rimediamo subito in un modo facile e veloce. Vedrete che possiamo fare tutti. Ora, se avete delle scatoline, dei fiammiferi, quelli a scorrimento, abbrevierete il tempo alla grande. Se non le avete, spostiamoci di là e andiamo a creare il nostro calendario dell'avvento. Davvero davvero speciale quest'anno. Ed eccoci pronti per creare il nostro calendario dell'avvento per Natale 2016, che può essere creato in un pomeriggio con qualunque tipo di materiale voi abbiate a casa. Non c'è bisogno che seguiate le cose che ho fatto io. L'unica cosa che vi serve è sicuramente stamparvi i personaggi del presepe. Li trovate sulla mia pagina Facebook, nell'album foto al calendario dell'avvento 2016. Ecco qui, di questi non useremo tutti i personaggi, ne useremo alcuni di una stampata e alcuni di un'altra. Io li ho stampati su un cartoncino per stampante rosso, perché così la trasparenza viene più bella e potete o lasciarli direttamente così come li vedete o ricoprirli, come farò io, con del glitter dorato. Quindi glitter e personaggi, una colla stick per far aderire il glitter ai personaggi, ma potrete anche usare la Vinavil, quindi qualunque colla voi abbiate in casa. Forbici e forbicine, taglia balza, matita, righello, pistola per colla a caldo e stecca. Oggi inauguriamo la mia nuova pistola per colla a caldo, me la sono regalata, l'ho comprata alla Lidl 11 euro. A vederla così, ragazzi, è una favola, con tre punte intercambiabili. Se volete vi faccio una recensione di questo prodotto e mi pare funzioni abbastanza bene, vedremo. Io per fare il mio calendario ho scelto i cartoncini rossi e verdi, sono i cartoncini della Crelando che ho preso alla Lidl nel blocco dei cartoncini, 5 rossi e 5 verdi o qualunque colore voi decidiate di fare le vostre scatoline. Userò la carta glitter per abbellire, ci servirà un dotter, ci servirà una colla più tenace, ma se avete già la pistola a caldo potete usare anche solo quella. Poi per abbellire io userò anche degli abbellimenti per albero, come si chiamano queste? Delle ghirlande, ecco, per albero. Io queste le ho prese all'IKEA, le Winter 2016. Ultimo ma non necessario, mi servono i numeri della tombola, perché li userò come numeri per il mio calendario dell'avvento. Ovviamente alla fine dell'anno poi li staccherò e li rimetterò nella tombola, perché questo è un calendario di cartoncino che non credo resisterà con le sante manine di Enzo più di un anno. Cominciamo subito. Oggi costruiremo un albero, un calendario dell'avvento a forma di albero di Natale con presepe. Wow, difficile? E invece no. Il corpo del nostro calendario sarà fatto da scatoline a scorrimento come questa, che dovremo creare con il cartoncino. Non ci vuole veramente niente, sono facilissime da fare. Vi faccio vedere come farle della grandezza che le ho pensate io, ma voi potete farle di qualunque grandezza desideriate. Io ho fatto l'esterno rosso ed il cassettino verde perché mi piaceva più così, ma voi, ripeto, fatele come volete. Per fare il cassettino cosa ci occorre? Un foglio di carta verde, un righello e la matita. Prendiamo 2 cm di margine, che sarà la sponda del cassettino, 5 cm di larghezza, che sarà l'ampiezza del cassettino, e altri 2 cm di margine da questo lato. Nella parte verticale prendiamo anche qui 2 cm di margine, 7 cm che sarà la lunghezza del cassettino e altri 2 cm di margine. Ok? Facciamo lo stesso su tutte le sponde. Io sto segnando a matita, ma voi consiglio di non farlo, perché sennò poi vi rimane tutto pasticciato, no? Invece vi consiglio di tracciare direttamente la linea con una piega con il dotter. Ora vi faccio vedere come.
Ovviamente io ho segnato solo una scatolina, ma voi che dovete farne 25 dovete proseguire, quindi segnarvi altri 2 cm qua, altri 7, altri 2, ne vengono 6 per foglio circa, quindi con 4 fogli riuscirete a fare tutte le scatoline. Ritagliamo la singola scatolina e con il righello e il dotter facciamo le pieghe. Allora io con il dotter ripasso dove c'è la linea che ho dato, ok? Nel senso della lunghezza stacco questo segmento, quindi i 2 centimetri che formano il quadretto in verticale, così e così. Avrò creato quindi delle linguette che potranno essere incastrate nella mia scatolina e lo faccio da entrambi i lati. Per agevolarmi il lavoro faccio anche dei tagli di sbiego, vi faccio vedere, così e così. Non prendo le misure, li faccio molto ad occhio perché tanto questa parte non si vedrà, ok? E adesso piego lungo tutte le linee, metto la colla nella parte esterna delle linguette, quindi qui, qui, pochina come vedete, chiudo il mio cassettino e faccio adagiare le sponde esterne lì dove ho messo la colla e l'incollaggio è pressoché immediato. Per quanto concerne invece l'involucro rosso è molto più semplice. Allora, cosa dobbiamo fare? Prendiamo 2 cm di altezza, 5 cm e 1 mm di larghezza, 2 cm di altezza, 5 cm e 1 mm di larghezza e 2 cm di larghezza ancora. Facciamo la cosa da entrambe le parti e naturalmente come altezza prendiamo 7 cm che è l'altezza della scatolina. Quello che avremo alla fine sarà questo. Lungo le linee ritagliamo i contorni e lungo le linee pratichiamo le pieghe col bulino e verrà fuori questo. Vedete le linee? Perfetto, è inutile che ve lo faccia vedere, è un rettangolo. Quindi piego le linee così. Voilà. Metto un punto di colla su una delle due linguette, così, e voilà, le faccio agganciare. Quindi inseriamo il cassettino all'interno della nostra scatolina. Fatene 25. Ora noi dobbiamo comporre le nostre scatoline. Dobbiamo anche decidere il verso in cui queste debbano essere aperte. Quindi magari io voglio farle aprire tutte per così, no? E allora cosa facciamo? Una la metto da parte perché sarà appunto la scatolina numero 1. Due invece, e le faccio di colore diverso, così, saranno unite. Ok, così, e li uniremo con un pochino di colla, ben bene, e voilà, per farvi capire. Devo fare una prima fila di 3 scatoline attaccate l'una all'altra, poi questo andrà quassù e monteremo piano piano un albero di Natale. Una seconda fila di 5 scatoline. Ok, questa poi andrà qua così e questo qua, visto? E proseguiamo così con tutto l'alberello. Adesso facciamo la fila da 7. Non è troppo carino? Già così è carino, potreste semplicemente lasciarlo così, mettere i numerini ed è finito. Invece no, noi andremo avanti, eh? Quindi un calendario a vari step. Christ the baby.
sarà l'effetto finale, ma non proprio così, perché adesso dobbiamo abbellirlo, è un pochettino grezzo questo calendario in questa maniera. E allora cominciamo subito, me lo metto di fronte così e prendo la mia carta di glitter. La mia è pure adesiva, ma che bello, non me ne ero accorta. No, questa non la vendono da Tiger, vendono quella non adesiva, questa è adesiva. Molto bene. Allora io prendo, ed essendo millimetrata non ho bisogno neanche di prendere le misure, taglio con le forbici a zig zag una striscia alta 6 cm con lo zig zag dentro però i 6 cm, che intendo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Io il mio zig zag lo includo nel 6. La vostra carta, se non sarà adesiva, non fa assolutamente nulla, la ritagliate e la appiccicate con della semplicissima colla. Questa cosa che la mia carta sia millimetrata, che sia adesiva, mi tornerà utile per i pastori, perché invece di usare il glitter e paciugare, sporcare tutto, io appiccicherò la carta sul retro della sagoma, ritaglierò la sagoma e avrò già i pastori, anche se in maniera speculare, non importa, belli e pronti. Adesso voglio bordare tutto il mio calendario così, con il dorato. Facciamo proprio festoso quest'anno, Il modo migliore per utilizzare la carta, le carte adesive, non è utilizzarle a poco, ma è aprirle completamente, voilà, e subito, senza colpo ferire, adagiarle sopra quello che dovete fare, senza starci troppo a pensare. E la prima linea è fatta. Facciamo così tutte quante le nostre linee. A questo punto mettiamo un attimino da parte i nostri pezzetti e concentriamoci invece sui personaggi del nostro presepe. Se non avete la carta adesiva, beh, dovrete sicuramente fare in modo di ritagliare tutte le immaginette, quindi ricoprirle di colla, quindi passarle nel glitter, oppure le lasciate di un colore, le stampate di un colore che già vi dia il senso finito di quello che volete fare. Io invece cosa farò? Farò la seguente: su questi angeli, no? Ho appiccicato la carta, ritaglio l'angelo, prendo le mie forbicine e comincio a ritagliare la sagoma. Tagliate tutto tranne la parte inferiore, ed esattamente questo pezzettino, perché questo dovrà fungere da base del vostro angelo, questo pezzettino qui. Ed ecco il mio angelo bello e dorato. Cosa farò con questo angioletto dorato? Molto semplice. Apro uno dei miei cassettini, uno qualunque, considerato che magari questa è la parte davanti e qui andrà il numerino, io attacco il mio angelo nella parte sottostante, così, in modo che quando tiro fuori il cassettino abbia una sorta di quinta scenica in cui inserisco i protagonisti del mio presepe. Metto un personaggio e un cioccolatino in ogni cassettino. Ritaglio tutti e 25 i personaggi. Ok, a questo punto tutti i pezzi sono pronti. Ho anche ritagliato una stella in doppio glitter perché voglio metterla sull'apice dell'albero di Natale. Prendo i miei pezzi, i miei componenti, e comincio ad assemblarli con colla a caldo, una bella striscia e centro bene. Adesso su tutto andiamo a mettere i numeretti, quindi questo è quello che avremo fatto. Cominciamo
a mettere i numerini. Numero 1, questo potete anche fermarvi qui. Io ora rifinisco la parte inferiore con una striscia di carta tutta dorata. All'apice del cassettino numero 1 appiccico anche la stella e faccio in modo di far aderire la mia stella all'interno. Cosa faccio? Prendo un punto di colla, lo metto su un raggio della stella, quindi piego all'interno, così faccio aderire in modo che il mio albero abbia anche un puntale e reinserisco il cassettino. Adesso mi occupo delle decorazioni, le palline le farò con Winter 2016 di IKEA, semplicemente arrotolandolo e creando delle palline, avendo lui un animo in fil di ferro all'interno. Terrà la forma. Poi con la colla a caldo scelgo il posto in cui voglio che insistano le mie palline e vado semplicemente così ad appiccicarle. Ed ecco il calendario dell'avvento pronto per scandire il periodo più bello dell'anno. Guardate, con tutte le palline laterali e tutti i numeretti a segnare tutti i giorni che ci separano al Santo Natale. E poi di giorno in giorno tireremo fuori un cassettino e troveremo qualcosa. Oh, il bue! Che carino! Bene, e pian piano poggeremo, formeremo il nostro presepe sotto l'alberello. Un consiglio, se vorrete, poi potrete mettere dietro delle lucine, quelle là magari, quelle dell'IKEA, quelle con le batterie, in modo che in trasparenza l'albero possa anche risultare tutto illuminato. Vi lascio alle foto per farvi vedere in definitiva com'è il nostro calendario dell'avvento e noi ci vediamo dopo. E buon avvento a tutti ragazzi, sempre con la gioia della creatività. A dopo! Flocks were sleeping, shepherds keeping vigil till the morning dew. Saw the glory, heard the story, tidings of the gospel true. Un calendario dell'avvento così completo, un albero di Natale, un presepe, i regali, la decorazione che rimane e soprattutto avete imparato di nuovo, perché già ve l'avevo spiegato, a fare le scatoline scorrevoli. Se avete le scatoline dei cerini, ragazzi, vi viene veramente semplice fare questo calendario. Io non l'ho voluto fare perché avrei dovuto comprarle e ogni scatolina costa sugli 80 centesimi, comprarne 25 mi sarebbe venuto un costo esagerato e poi sarebbe stato uno spreco. Se noi parliamo di riciclo dobbiamo anche farlo in qualche maniera, così invece abbiamo riciclato della carta vecchia che avevamo, del cartoncino, dei rimasugli che possiamo assemblare insieme. Se questo video vi è piaciuto regalatemi un bel pollice in su prima di correre a fare il vostro calendario dell'avvento, non ci vuole niente a farlo, è velocissimo da fare, ci vuole soltanto un pomeriggio da dedicare a questo. Condividete questo video sulle vostre pagine Facebook, aiutate Arte per Te a rimanere alta nelle visualizzazioni in modo che il canale possa crescere sempre di più e essere visto sempre dal maggior numero di persone possibili, naturalmente se pensate che io me lo meriti. Io vi ringrazio tutti per essere come siete, vi ho rivisto a Bologna, sono stata felicissima di abbracciarvi, eravate tantissimi, sono stata veramente contenta di abbracciarvi, conoscere molti di voi che non avevo mai visto, rincontrare vecchie amicizie, è stato veramente stupendo, grazie a tutti per l'affetto che ogni volta mi dimostrate, che mi lascia disarmata. Non capisco come tante persone belle, impegnate, si fermino a guardare me e trovino anche utile il guardarmi, quindi io vi ringrazio enormemente, sono lusingata, onorata e godo appieno del vostro affetto che ricambio
in toto, ma non solo di coloro che sono venuti, anche di quelli che non sono potuti venire, di quelli che non conosco, di quelli che non hanno mai scritto un commento qua sotto. Io vi sento, so che ci siete e vi ringrazio enormemente, vi sento molto vicini, grazie, grazie di cuore e spero di incontrarvi prima o poi tutti, speriamo si possa. E allora ragazzi, che dirvi? Buona preparazione al Natale, grazie di aver scelto di passare anche questo bel periodo insieme a me con Arte per Te e noi ci rivediamo sempre qua per il prossimo video e buon avvento a tutti. Ciao!